Opposta al fanalino di coda a Villa 2015, l'Aquila in casacca nero-verde vede le streghe nel primo tempo, terminato sotto di un gol, salvo poi dilagare nella ripresa chiudendo sul 5-1. Primo spunto di cronaca al quinto di marca aquilana, punizione di Loviso da posizione defilata, traiettoria a rientrare che però non trova il bersaglio grosso. Il Villa 2015 risponde al sesto, sempre da palla inattiva, punizione di Capitan di Penti, ma palla alta. L'Aquila torna a farsi vedere dalle parti di falso. Al 19esimo piazzato a giro di Loviso, l'estremo difensore ospite respinge. Al 34esimo ficcante ripartenza dell'Aquila con Sparvoli che dalla destra mette un pallone invitantissimo per Di Ruocco. Il 24 dal cuore dell'area spara alto, il gioco però era fermo per fuori gioco. Al 41esimo si sblocca il parziale con il vantaggio del Villa 2015. Cross dalla sinistra di Di Giovanni, d'Incecco dimenticato dai difensori di casa, ci mette il piattone e buca Bozzi per il vantaggio dei biancorossi. Prima dell'intervallo l'Aquila prova a riequilibrare il risultato, ma la rasoiata di Dercole si perde sul fondo. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con tutt'altro piglio e al nono pareggiano. Loviso pennella dalla bandierina a centro area sfortunata la deviazione di Frattini che infila il suo portiere falso. L'Aquila insiste al 16esimo, la ribalta, tiro di Tempestilli rimpallato da un difensore, sul pallone si avventa Di Ruocco la cui fucilata colpisce la parte interna della traversa e poi varca la linea di porta. Tre minuti più tardi il Villa 2015 rimane in 10 per il rosso combinato al capitano di Penti. Ma con l'uomo in più l'Aquila al 28esimo si porta sul 3-1 grazie a un tocco delizioso di Carbonelli che beffa falso. Gli uomini di Giampaolo prendono in mano la situazione. Dercole ci prova a giro ma non trova il gol per questione di centimetri. Il 4-1 dell'Aquila comunque arriva al 41esimo con un diagonale chirurgico di Di Ruocco che fa doppietta infilando falso sul palo lontano. Due minuti dopo, liberato, affossa Carbonelli in area. Il direttore di gara concede il rigore all'Aquila. Dal dischetto va Sparvoli che batte potente e preciso, vanificando il tuffo di falso che tocca ma non riesce a parare. Sparvoli che nel recupero ha l'opportunità per fare doppietta, ma il suo diagonale sull'uscita di falso fa la barba al palo ed esce sul fondo. Finisce così la partita. Domenica Eccellenza di nuovo in campo per l'ultima di andata. L'Aquila sarà di scena a Spoltore, il Villa 2015 invece riceverà la visita del capistrello. Siamo ripartiti dalla prima vittoria di domenica scorsa, dove abbiamo offerto una grande prestazione sia a livello di intensità che a livello di qualità. Non abbiamo concesso nulla allo Spoltore e siamo venuti qui all'Aquila consapevoli di affrontare una squadra forte, una squadra che ha investito nel mercato di dicembre, quindi punta ancora a arrivare alla fine del campionato lì davanti. Siamo venuti per fare la nostra partita, per cercare di concedere meno spazio possibile a loro e sfruttare le nostre ripartenze. Ci eravamo riusciti, poi come dici tu si sono ripetuti un paio di episodi sfortunati che nelle scorse domeniche diciamo non ci hanno avvantaggiato e poi la partita è andata come avete visto. Sicuramente segnare in questo stadio contro una squadra così blasonata come l'Aquila davanti a una tifoseria comunque importante è sicuramente una grande emozione. E per quanto riguarda l'emozione personale è legata ovviamente al risultato della squadra, perché il singolo da solo in uno sport di squadra ovviamente non può arrivare a nulla. Quindi è bene che ci sia questa unità all'interno del gruppo, perché solo così si possono raggiungere grandi risultati e noi ce la stiamo mettendo tutta per credere nel nostro obiettivo. Noi siamo venuti qui consapevoli della nostra partita, quindi fino al primo tempo noi avevamo fatto tutto ciò che avevamo preparato e siamo stati bravissimi a non concedere nulla a loro e a sfruttare l'unica occasione che ci è capitata. Poi purtroppo sì, perché comunque la situazione non era delle migliori per l'Aquila e diciamo la palla per assurdo iniziava a scottare anche un po' a loro e sbloccarla con un autogol, poi un altro grande gol di Rocco, poi
il terzo gol, diciamo, con un controllo con la mano, l'arbitro non l'ha visto. Certo, non è stata semplice, però secondo me se non c'era quell'autogol, non lo so se al 70esimo stavamo ancora 0-1 per noi, come poteva andare a finire.